Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi parliamo di set regalo. Visto che il Black Friday sta arrivando, ho pensato di incorporare il nuovo format che avete visto nel video, la mia lista dei desideri da Sephora, che se non l'avete visto vi metto qui nelle schede. Ho pensato di incorporarlo per questo video perché ovviamente il Black Friday sta arrivando e anche Natale sta arrivando. Io durante il Black Friday cerco di comprare anche, non dico se non dico tutti i regali, la maggior parte dei regali, perché ovviamente con il Black Friday ci sono i saldi, se posso risparmiare anche sui regali che faccio ad altre persone, oltre che sui regali che faccio a me stessa, perché siamo onesti, l'80% sono regali che faccio a me stessa, il 20% sono regali che faccio alle altre persone, ma chi è che sta qui a giudicarci su cosa facciamo il Black Friday? Ho pensato quindi di fare una cosa simile che ho fatto con il sito di Sephora, ma in questo caso vi farò vedere tre siti diversi, ovvero i tre siti da cui a me piace prendere i set regalo, ovviamente makeup, skincare, eccetera, eccetera, preferiti, che sono Look Fantastic, Cal Beauty e Pinalli. Sono questi i siti da cui acquisto di più e sono questi i siti che mi sento di consigliare e che hanno sempre gli sconti maggiori. Sapete che ovviamente con Look Fantastic, oltre allo sconto classico del Black Friday, c'è anche il mio codice. Purtroppo non lavoro con Cal Beauty o con Pinalli, mi piacerebbe tantissimo, perché se io potessi farvi risparmiare su tutti i siti da cui faccio shopping normalmente, sarei sicuramente la persona più felice al mondo. Io direi di iniziare da Look Fantastic e appunto andiamo nella sezione Natale di Look Fantastic e andiamo a vedere quali sono i gift set più carini e secondo me quelli che vale più la pena comprare. Allora, facciamo ordine. Io di solito faccio sempre nuovi arrivi perché mi piace vedere cosa è appena arrivato. Vediamo un pochino cosa secondo me vale la pena come set su Look Fantastic. Allora, iniziamo subito da un brand, ovvero The Vintage Cosmetics. Andiamo direttamente nella pagina di The Vintage Cosmetics, perché The Vintage Cosmetics secondo me fa delle cose super super carine che sono perfette come regalo di Natale. Se non sapete cosa regalare, se volete fare un regalo piccolissimo, se volete fare solo un semplice pensiero a un'amica, a una cugina, senza andare a spendere 150 miliardi di euro. Allora, secondo me tra i migliori che ci sono c'è questo qui, che sono le due fasce per la skincare, super carino. Questo, che secondo me è fantastico, che è il Vintage Cosmetics Company Totally Pamper Set, perché avete all'interno la cuffia doccia mia preferita, che sapete che è proprio di The Vintage Cosmetics, i panni in microfibra e avete anche la spugna e la fascia skincare, quindi praticamente avete proprio un set perfetto e secondo me ci fate anche proprio una bella figura, perché è proprio bello 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 e secondo me il prezzo è anche super super onesto. Quindi questo sicuramente lo metto nel carrello, così, perché me lo voglio ricordare assolutamente. Poi altre cose carine, ovviamente ci sono tipo in diverse fantasie, perché potete prendere o la fantasia questa qui con diciamo la fascia leopardata, oppure la fantasia questa qui invece rosa, stesso concetto, quindi doccia, fascia, skincare, eccetera eccetera. Però ripeto, questo brand ha tipo cose super 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 carine, vedete, ha tipo la fascia questa qui con le orecchiette, cioè dai, ditemi che non è la cosa più bella che ci sia. Quindi questo qui secondo me ci sta come set di Natale. Poi allora abbiamo Diego Della Palma. Questo qui è un altro set carino che secondo me può essere come regalo o come regalo tipo a noi stessi. Sapete che il My Toy Boy è uno dei miei mascara preferiti e questo qui è un set pazzesco, perché a 36,95 euro avete sia il mascara che la matita nera, quindi quello lì super super consigliato. Queste della La Mercier, se vi piacciono i colori, è molto molto interessante. C'è da dire che secondo me un sacco di set usciranno poi anche verso fine dicembre, perché ovviamente non è Natale, questi sono solo
quelli che sono appena usciti. Oh mio Dio, questa palette di Bobbi Brown che non avevo mai visto. Oh mio Dio, yes! Voi sapete quanto... Penso che questa sia la nuova limited edition di Natale. Canalizza della stagione delle vacanze attraverso i tuoi occhi con la Bobbi Brown Golden Illusion Eyeshadow Palette. Oh mio Dio, ne hai bisogno, Francesca? Assolutamente no! Però questa sembra stupenda. Cioè, se conoscete qualcuno che ama questi colori marroncini, soprattutto anche se magari volete fare un regalo alla mamma, questa qui potrebbe essere una palette molto, molto, molto interessante. Sapete il mio amore per Bobbi Brown. Oh mio Dio, adesso così che mi è venuto subito in mente, perché ho visto dei set pennelli, avevo visto un set pennelli che vi consiglio al 300%, andrà sold out secondo me al 3800%, quindi segnatevelo, cercate di prenderlo il prima possibile. Questo set di IT Cosmetics al 300% è uno dei set migliori. I pennelli IT Cosmetics secondo me sono tra i migliori proprio sul mercato. Il pennello fondotinta è pazzesco. E in questo set non solo avete il pennello fondotinta, ma avete il pennello fondotinta e correttore. Poi questo qui può essere utilizzato anche qui come correttore o anche come contour, quindi tipo contour in crema. Questo qui per la cipria e questo qui per il blush. Mi raccomando, se c'è un set da non farvi scappare, è questo qui di IT Cosmetics. Oh mio Dio, devo assolutamente metterlo questo nel carrello, perché è un set che può piacere a chiunque, perché i pennelli sono sempre comodi e inoltre c'è anche questa, diciamo, pouch super super bella. Ma spero soprattutto che possa essere scontato con il mio codice. Curiosità, il mio codice su adesso, però sono sicura che per Black Friday magari costerà ancora di meno. Sì, vedete, costa 73,45, se aggiungete il codice LF Franci viene 69,77, che sono comunque, ok, si tratta comunque di 2-3 euro, però se possiamo risparmiare. I pennelli sono sicuramente qualcosa che vi consiglio sia da regalare ma anche per voi stesse. Quali? Oh mio Dio, ovviamente i set di Rituals. Adesso non sono ancora disponibili, ma penso che poi diventeranno disponibili. Tra i miei preferiti, questo qui, ovvero il Rituals, The Rituals of Sakura, il trial set, che ha questa profumazione che mi piace tantissimo. Avete all'interno lo scrub, vedete, proprio ti dice, vabbè, comunque cosa abbiamo all'interno? Abbiamo all'interno lo scrub, il shower gel e la body cream. Anche questo un regalo super piccolo, ma ci fate una figura pazzesca. Altra mia profumazione preferita, yes, c'è, ed è questa qui, che è il Rituals, The Rituals of Jing Trial Set, ed è questo qui verde. Anche questo super super consigliato, ve lo consiglio. Se volete invece fare un regalo più grande, io l'avevo fatto un anno a mia cognata un set di Rituals e l'ho apprezzato, potete comprare questi qui che invece sono un po' più grandi rispetto a questi, quindi dipende un po' dal vostro livello di amicizia con le persone o di affetto, insomma, se volete spendere un po' di più, se volete spendere un po' di meno, e poi scegliere ovviamente la vostra profumazione preferita. Io a lei l'avevo preso proprio quello più grande, che aveva tipo all'interno tutti questi prodotti, aveva anche all'interno una candela, mi ricordo. Quindi questi qui di Rituals ve li consiglio, perché sono veramente 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 ottimi. Set super super carino questo qui, cioè non per qualcuno, io lo comprerei per me stessa. E questo set qui di By Terry, perché voi sapete che i mattitoni di By Terry sono i miei preferiti, e qui c'è proprio uno dei miei colori preferiti, che è il Bronze Moon, e in più avete due altri colori, il Misty Rock e il Frozen Quartz. Quindi avete un rosino freddo e un marroncino caldo e il classico bronzo. Questo qui è pazzesco ed è un altro set che terrò a mente con i saldi del Black Friday. Poi, personalmente,
la profumazione di Sol de Janeiro per me e per i miei gusti è troppo dolce, ma so che piace veramente a tanti e so che può essere un ottimo regalo perché ci fate una figura bellissima. Questo set è pazzesco perché avete la Bam Bam Cream, quella normale, avete l'altro, l'altro diciamo sapore, e poi avete il bagno doccia. Il, devo dire che se devo scegliere tra le cose del Sol de Janeiro, il bagno doccia è la cosa che mi piace di più. Però questo qui potrebbe essere un altro set super carino da tenere a mente se conoscete qualcuno che gli piace tipo il bagno, queste cose qui, tipo le cose per il bagno, ci fate veramente una bella figura. E ce ne sono diversi, questo qui costa però di più, costa 57 euro, però avete diciamo taglie più grandi, però se volete fare un regalo e volete stare sotto i 40 euro, questo qui ci fate anche una super figura perché guardate quanto è bella la scatola, cioè... Quindi ogni volta quando pensate di fare i regali pensate anche alla confezione e insomma vedete un po' com'è la confezione perché molto spesso fa anche tanto. Poi, certo, per tutte le persone che vogliono fare un piccolo regalo, questo set di La Mer è molto molto conveniente. C'è da dire che questo qua, questo qui, La Mer The Energize and Replenish Collection Starter Set, io non ho mai provato nulla di La Mer. Se avete provato qualcosa fatemi sapere, questo set è stupendo, cioè guardate, a parte che ricevete un bel po' di prodotti, 175 euro... carina come cosa, però ovviamente se te lo puoi permettere e ti piacciono i prodotti a me, perché no? Ma guardate quanto è bella questa scatola, cioè questa scatola è stupenda, quasi quasi lo metto nel carrello solo per vedere se viene scontato con il codice sconto. Ah no, vedete, La Mer no, no. Sono troppo povera per farvi scontare i prodotti di La Mer, sulla Mer non funziona. Poi, cosa abbiamo? Questo set che esce ogni anno è il set questo qui di due spray di All Nighter, questo qui secondo me è perfetto se siete delle makeup artist oppure se dici compro una volta questo set all'anno, vi dura tutto l'anno, anche se c'è da dire che se mi conoscete e avete sentito un po' la mia opinione ultimamente, il mio setting spray preferito è di Illa Masca ed è questo qui, perché è pazzesco, questo qui di La Masca è pazzesco e soprattutto non ha l'alcol all'interno, cosa che a noi piace tanto perché noi sappiamo che se applichiamo l'alcol, l'alcol tende a seccare la pelle, se avete la pelle sensibile come me, manco ve lo lascio dire. Quindi io preferisco questo. Ovviamente altro set super pazzesco se sapete che la persona a cui state regalando questi prodotti si tinge i capelli. Solo se sapete che questa persona si tinge i capelli, il set questo qui di Olaplex è wow, ci fate una figura pazzesca. E la persona lo apprezzerà tantissimo perché ovviamente i prodotti Olaplex sono più consigliati a chi deve a chi si tinge i capelli. Se non vi tingete i capelli non ve li consiglierei proprio al 100% perché servono poco a niente. Se mi seguivate su Instagram, se non mi seguite vi metto il mio profilo qua, vi ricordate quando ero andata dalla pettinatrice, la pettinatrice mi fa: ma perché tu utilizzi i prodotti Olaplex che a te non servono, che assolutamente non ti tingi i capelli, quindi cosa ti servono i prodotti Olaplex? Ora, assolutamente secondo me super super carino i codini questi qui della Sleep, che sapete che sono i miei codini preferiti. Secondo me è un regalo super carino. Penso di avere visto appunto Sleep il set tipo fatto a palla di Natale. Esatto, questo qua. Questo 100%, cioè è troppo carino sia come idea di Natale super piccola, ma anche tipo per me stessa. Cioè questo qui me lo comprerei per me stessa. Quindi questo qui assolutamente sì. E poi vediamo cosa troviamo, se ci sono altri set super carini, e poi cambiamo, passiamo a Cult Beauty perché sennò passiamo mezz'ora qui solo su Look Fantastic. Oh wow, questi qui sono anche super carini, i set di Elemis. Allora facciamo così, andiamo alla ricerca. Elemis primo, perché Elemis fa sempre un sacco di set, e anche i set di Elemis, se trovate il set perfetto, vediamo se riesco a trovare il set con la mia crema occhi preferita, è ovviamente è il più caro, figuratevi, figuratevi.
fidatevi. Questo se volete proprio bene 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 alla persona, questo qui è stupendo, cioè wow. Oh, The Ultimate Skincare, sì, vabbè, questo 275, cerchiamo qualcosa di un po' più economico. Vabbè che Elemis non è proprio un brand economico, però sapete che mi sono innamorata follemente della crema occhi di Elemis, che vi consiglio al 300%, e oh mio Dio, altro prodotto che vi consiglio al 300%, cioè per il Black Friday, vi farò un video sul Black Friday, su Fantastic, ma cioè questo segnatevelo, non fatevelo scappare. E no, non c'è un set con la mia maschera occhi preferita che non costa tipo 350 euro. Ah, questo qua l'abbiamo trovato. Ah, vedete, questo qui è super super carino come set, l'abbiamo trovato, perché all'interno la crema occhi mia preferita, poi ha la crema questa qui idratante e ha anche lo struccante in versione tipo piccola, che poi tra parentesi vi durerà anche qui una vita. Anche questo è un set da tenere a mente. Tra parentesi, non so se vedete il mio totale del carrello. Altri set sicuramente Caudalie, sapete quanto amo Caudalie. E i set che vi consiglio sempre ogni anno, questo per voi stesse, per le vostre amiche, per qualsiasi persona, se volete spendere poco, ma tipo dire, visto che ci comunque igienizziamo sempre le mani, avete sempre bisogno delle mani idratate, questo set di Caudalie, ma proprio al 300% ve lo consiglio. E l'altro set super bello, con due dei miei prodotti preferiti, è questo set che spero non sia già sold out, perché l'avevo già citato. Ah, eccolo qui, questo set qui super bello, che ha all'interno il burro corpo e la crema mani, questo super super bello. Poi ovviamente ci sono tutti questi set tipo skincare eccetera eccetera, però a meno che non conosciate bene quella persona e sapete quali sono le sue esigenze, secondo me è più facile tipo regalare cose per il corpo rispetto che skincare. Ok, facciamo altri 2-3 set su Look Fantastic e poi cambiamo. Questi qua di questo brand sono uno più bello dell'altro, OMG, cioè se avete tipo delle teenager nella vostra vita, cioè dovete troppo prenderglieli, perché i macaroon, comunque avete capito, questo, oh mio Dio, cioè che figata. E anche qui ci fate una figura super carina, perché il packaging è super cute, giusto da dire, no, questo, oh mio Dio, cioè questo lo voglio per me stessa, cioè lo voglio comprare per me stessa. Ma stiamo scherzando, la scatola arcobaleno con i macaroni. No! Lollipop Bat Feather. Anche questo? No, vabbè, pure questo. Troppo, troppo cute. Ci piace tantissimo. Continuando. No! Cioè, vabbè, ma di questo brand è tutto. Cioè, le ciambelle. Le ciambelle fatte a bomba da bagno, ma stiamo scherzando, cioè ma cos'è questa bellezza? Top, 100% questo brand, tutto per fare regali super carini e super cute, ve lo consiglio al 300%. E poi vediamo se Star Skin, che fa delle maschere pazzesche, c'è una maschera, vedete, c'è, yes! Questo set è un set secondo me troppo troppo bello, che vi consiglio al 100%, perché costa 30 euro, quindi non costa neanche tanto, ma ci fate anche qui una bella figura, perché all'interno avete avete all'interno un bel po' di maschere. Avete una face mask idratante, una maschera peeling, avete la maschera mani, la maschera piedi, no, la maschera labbra e la maschera e il contorno occhi, la maschera contorno occhi. Questo qui è un altro set che secondo me anche qui andrà sold out con il Black Friday, perché è super bello, non costa tantissimo, ma anche qui ci fate veramente una bella bella figura. Oh mio Dio, Look Fantastic ha un botto di set
super super belli e fighissimi. Ok, tempo di cambiare, passiamo a Cult Beauty. Cult Beauty, che è un altro dei miei siti preferiti. Oggi c'è il 20% Hair Care e Tools. Allora, Christmas View All Beauty Gift Set. Anche qui ne abbiamo un pochino e vediamo cosa c'è di interessante. Questo, oh mio Dio, questo sembra super super carino. È un set di Summer Friday e si chiama Lip Butter Balm Trio. E in pratica ci sono tre tipo lip balm, a parte che il packaging, cioè, ma quanto è figo il packaging di Summer Friday, secondo me sono tra i più carini, e questo set è veramente stupendo. All'interno ci sono appunto tre lip balm che sono sempre sempre comodi. Ovviamente non ho mai provato questi lip balm perché penso che siano appena usciti, però anche qui c'è il set di Olaplex. In generale vi consiglio, se trovate gli stessi set sui siti, oh mio Dio, ma quanto è bella la palette di Hourglass in edizione limitata. No, vabbè, Marble Rosa, cioè io non l'avevo neanche vista, pensavo fosse il tipico packaging Hourglass, e invece wow, questa palette sembra stupenda, e anche questa palette sembra bellissima di Viv, ma non ho bisogno di un'altra palette, cerchiamo di essere concentrati qui. Poi, cosa abbiamo? Set di Molton Brown, sapete quanto io ami Molton Brown, lo consiglio sempre. Questo set ve lo consiglio tantissimo, e sono lip gloss di Tower 28, che non sapevo che voi poteste comprare in da Cult Beauty, cosa fantastica, perché all'interno avete il famosissimo lip gloss trasparente che io e amo alla follia, e poi questo qui in edizione limitata che è proprio una nuova colorazione. Un set super carino, no vabbè, ma non l'avevo mai visto un set di Paula's Choice. Sapete quanto io ami Paula's Choice, ed appunto un set con all'interno il famosissimo tonico, diciamo esfoliante, quello lì che utilizzo anch'io, e poi questo qui penso che invece sia un detergente, quindi questo qui è tipo il gift perfetto se avete un teenager e sapete che sta combattendo magari con l'acne da teenager. Questo set è perfetto, e in generale questi qui sono due ottimi prodotti. Questo set di Molton Brown lo consiglio ogni anno, secondo me è uno dei migliori set, cioè in generale li ho regalati a ogni Natale, e a ogni Natale ci fate una figura pazzesca perché la scatola è super luxury e poi all'interno avete un sacco di profumi, quindi date anche l'opportunità alle persone di provare, diciamo, tutte le profumazioni in casa Molton Brown. Questo kit di Way, che non penso che possa essere un regalo a qualcuno del tipo lavati i capelli per questo Natale, ma magari per voi potrebbe essere interessante, e all'interno ha il mio shampoo detox preferito e il dry shampoo. Questo qui è uno dei set che compro anche qui sempre a Natale, un po' come il set della Caudalie, è un set che tendo a comprare tantissimo. Questo set è super super famoso qua in Nord America, e questo balsamo di Briogeo viene a forma di orsetto, viene lanciato solo nel periodo di Natale ed è un prodotto che va sempre 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 sold out. È un balsamo veramente veramente idratante perché ha base di miele. Io l'ho provato personalmente per la mia tipologia di capelli, che è così sottile, è un po' tanto, però se avete i capelli magari più spessi e vedete che non c'è niente che funzioni, io magari proverei quello perché è veramente veramente idratante, veramente intenso, se così possiamo dire.
Poi abbiamo il mio mascara preferito nel set, questo qui, che c'era anche su Look Fantastic, credo. Non so se ci sia ancora su Look Fantastic, in caso comunque vi metto il link di entrambi. E questo qui è il set con il mio mascara preferito del momento e in più vi danno praticamente allo stesso prezzo del mascara, gratuitamente, se così possiamo dire, lo stick questo qui di Laura Mercier, che sono pazzeschi. Poi, questo qui è super super carino, ovvero questo set di due maschere di Patchology ed è un set maschera piedi e uno mani, anche questo è il classico regalino che magari aggiungete insieme al regalo, non lo so, più grande, giusto da, o magari anche un regalo per noi stessi, ovvero questo qui mi sa che me lo compro per me stessa, ed è appunto una maschera piedi e mani. Apparentemente questa maschera dovrebbe anche riscaldare i piedi. Ora, com'è possibile che una maschera riscaldi i piedi? La dobbiamo provare tipo su Instagram. Stesso concetto di Caudalie, un set che sembra anche qui super super carino, se sapete che la persona a cui state regalando tiene molto appunto alla cura del corpo e in generale io sono fissata con le mani. Questa qui è un set mani di Laura Mercier, personalmente non l'ho mai provato, però sembrano super super carine e anche qui la scatola in cui arriva, cioè guardate quanto è bella e festiva, quindi anche qui ci farete una bella bella figura. Questo qui è super super carino come set. Un set che mi intriga parecchio e che molto probabilmente farò la follia è questo set di Kate Jane Hudson, credo che si chiami lei, sì, credo che si chiami così, oh mio Dio, spero che si chiami così, credo che si chiami Kate, ed è appunto questo set che ha fatto lei in collaborazione con Spectrum, e devo dire che ho sentito ottime recensioni su questi pennelli, e ve lo dico sempre, i pennelli, a parte come regalo, che sono super carino da fare, ma proprio come regalo a noi stessi, perché ce lo meritiamo, perché tutto l'anno si lavora e almeno il Black Friday ce lo concediamo per noi, e questo set è super super carino e devo dire che è nel mio radar e quasi quasi faccio la follia. Se l'avete preso voi mi fate sapere come vi trovate, se avete preso questi pennelli, perché sono super 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 curiosa. Ok, ultimissima cosa su Cal Beauty e poi passiamo da Pinalli, è questo prodotto di questo brand che si chiama Silke, il brand, ed è un qualcosa da cui sono veramente incuriosita, molto probabilmente lo comprerò anch'io per il Black Friday, e si chiama Silke Air Wrap. Poi questa qui, vabbè, è stupenda perché è di questo colore arancione fucsia, ma praticamente è una sorta di cuffia molto molto soft, che quindi non dà fastidio ai capelli, che voi mettete e praticamente le persone dicono che i capelli si rovinano di meno, i capelli si spezzano di meno, ma soprattutto se voi fate la piega e poi la piega non vi dura il giorno dopo, questo qui aiuta anche a mantenere la piega. Sono molto molto curiosa e ho sentito veramente ottime ottime recensioni su questo prodotto, quindi molto probabilmente me lo prenderò anch'io per il Black Friday e poi vi farò sapere se ne vale la pena oppure no. Sapete che amo tutti i prodotti in seta per il letto, secondo me hanno fatto anche qui veramente la differenza sui miei capelli. Avevo fatto un video dove vi parlavo non tanto dei prodotti per capelli, o forse anche di alcuni prodotti per capelli, ma in generale proprio delle cose oltre ai prodotti che per i capelli che hanno migliorato secondo me i miei capelli, e assolutamente la Fedra in Seta secondo me ha migliorato questa cosa, cioè per il Black Friday la Fedra in Seta io ci farei un pensierino, ma non vi preoccupate, ve la citerò da qualche parte perché so che si trova, quindi questo qui secondo me è un'altra cosa che vorrò prendere. Ultimo, ma non per importanza, andiamo in territorio italiano e andiamo da Pinalli. Che Pinalli non ha tantissimi set come Look Fantastic e Cult Beauty, ovvero Look Fantastic e Cult Beauty hanno molti molti più set
interessanti, se così. Strano. Pensavo di trovare qualcosa anche su Pinalli di super interessante che magari non si può trovare sui siti di Look Fantastic e Cult Beauty. È un po' così. Non so se magari perché è ancora presto per Natale. Non c'è ancora nulla su Pinalli, ma vi terrò aggiornati. Ero convinta che avrei trovato anche qui magari 10 set anche su Pinalli, e invece devo dire che non c'era niente che ha catturato la mia attenzione, quindi vi lascio ovviamente i 350 set che vi ho mostrato sia su Look Fantastic che Cult Beauty, e poi vi aggiornerò su Pinalli, perché comunque l'anno scorso avevo fatto un video per il Black Friday su Pinalli, quindi cercherò di informarmi e vedere cosa secondo me può valere la pena andare ad acquistare su Pinalli, ma secondo me appunto dipende proprio da questo, ovvero è ancora forse un po' troppo presto. E niente, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, anche qui video super lungo, ma spero che vi sia stato utile, che vi abbia fatto anche un po' capire quali sono i gift set che più mi ispirano, quali che io prenderei per fare regali. Sicuramente, come vi ho detto all'inizio video, ne comprerò, perché ovviamente a Natale torno in Italia, bisogna fare i regali, quindi i gift set beauty sono sempre super comodi, perché come vi ho detto potete fare piccoli regali, ma ci sono set che sono veramente belli e vi fate comunque una bella figura, e soprattutto sapete che quella persona poi li usa. Ovviamente dovete conoscere la persona, cosa ama e cosa non ama. Niente, spero tanto che questo video vi sia piaciuto come sempre. Inizieranno i video sul Black Friday, spero, perché ad oggi non li ho ancora filmati quelli, quindi non vi so dire, ma nella mia testa adesso, la settimana del Black Friday, spero di poter fare come l'anno scorso, ovvero un video al giorno per la settimana del Black Friday, per cercare di farvi vedere tutti i deal, per farvi sapere tutti i miei prodotti preferiti, quelli che vale la pena secondo me comprare, e poi così voi riuscite a farvi la lista delle cose che vi possono interessare per il Black Friday. E niente, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che io vi abbia tenuto un po' di compagnia come sempre. Vi mando un bacione gigante. Se non siete iscritti al canale, ovviamente iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!